che è il direttore dell'ufficio stampa della provincia autonoma di Trento, che ha una... Prego, prego. Buongiorno. Che ci parlerà della gestione delle informazioni relative ai rischi. Allora, con questo intervento e con il successivo apriamo una parentesi sull'aspetto della comunicazione, sull'aspetto giornalistico che così importante è poi anche per la memoria che rimane nella popolazione e in chi legge. Grazie. Parlerà per circa 40 minuti. 2 ore e mezzo. No, dai. Confido nella sua capacità di... La sintesi dovrebbe essere il nostro mestiere. Buon pomeriggio a tutti. Cercherò di saltare un pochettino di slide. Intanto grazie anche al sindaco e al collaboratore. Ci sono 2 giorni di Ferragosto che io non dimenticherò mai. Uno è questo di Campodeno, l'altro l'aggressione dell'Orsa Danica al Maturi. Delle notti vicende, no? Sono capitati il giorno di Ferragosto e ahimè sono delle situazioni che mettono un pochettino a prova, insomma, delle organizzazioni che durante la settimana sono a regime e poi succedono delle emergenze e bisogna rimettersi per forza a regime. Io cercherò di portare qua un'esperienza, diciamo, un'esperienza fatta di alcuni anni naturalmente. Io quando sono entrato in provincia, da ultimo arrivato, mi hanno detto vabbè, te sei l'ultimo arrivato, segui un po' la protezione civile. E fu l'anno di Valtopina, un terremoto che inaugurò tra l'altro una sorta di metodo che poi è stato portato avanti negli anni successivi, il gemellaggio, cioè identificare una zona circoscritta dentro un'area particolarmente devastata per portare un pochettino più a frutto gli sforzi che altrimenti rischiavano di andare a disperdersi. E quello fu il mio battesimo del fuoco nel 1997. Sono passati tanti anni e nel frattempo ci sono state delle notevoli evoluzioni anche sul fronte della comunicazione, sul fronte degli strumenti della comunicazione. Cercheremo di vederli un po' rapidamente. Intanto alcune parole chiave, no? Con l'aiuto di queste slide cerchiamo di seguire un filo logico per dire che c'è comunicazione sul fronte dei rischi, sul fronte della protezione civile, naturalmente nel momento di emergenza, ma forse meno naturalmente, cioè meno risaputo, c'è un sacco di comunicazione che si fa nei momenti che in gergo si dice tempo di pace, no? Perché si fa la prevenzione, perché si mettono a punto dei sistemi, perché si continuano a dare delle notizie direttamente ai cittadini oppure attraverso gli organi di informazione. Dopo di me credo che parlerà un autorevole rappresentante, no? Della stampa locale, Andrea Selva, che saluto. Quindi abbiamo 2 tipi di comunicazione che a un certo punto devono alternarsi. Allora, quali sono gli obiettivi della comunicazione? La cultura del rischio, anzitutto, quindi bisogna sapere, soprattutto in quelle zone dove ci sono effettivamente dei rischi sedimentati, storicamente certificati, che poi col tempo si cerca, si dimenticano, però si cerca di tenere vivi, perché è bene conoscere questo tipo di rischio. Poi il cittadino che deve essere un protagonista nella prevenzione, deve assumersi su di sé questa percezione del rischio, quindi deve essere collaborativo anche nel momento in cui si fa la formazione, non soltanto quando si dice c'è l'emergenza, esci di casa, c'è il decreto, l'ordinanza del sindaco, quindi deve obbedire e va bene. Deve essere prima, no? Anche nelle richieste che poi vengono fatte alle amministrazioni, insomma, se io voglio costruire a tutti i costi, a parte che non è possibile farlo, perché è inutile incaponirsi, costruire a tutti i costi in un'area idrogeologicamente instabile, no? In costruire rapporti di fiducia con i cittadini è un altro degli obiettivi e non è facile, perché bisogna essere onesti, sicuramente sì, trasparenti, anche questo, però questo può essere facile quando l'emergenza non è devastante, ma quando l'emergenza è veramente molto molto forte vedremo che meccanismi si scatenano tra poco. E poi la credibilità, sicuramente la credibilità è un valore aggiunto e tra poco spiegheremo anche per quale motivo, visto che gli strumenti di comunicazione nel frattempo, in questi anni, no, si sono moltiplicati e di conseguenza c'è la possibilità, come dire, di attingere delle informazioni che, ahimè, spesso non sono informazioni, sono le famose fake news, no, che stanno diventando un'emergenza mondiale. C'è una vignetta divertente che vi farò vedere dopo. È bene sapere grandi linee, insomma, che ci sono delle gerarchie, no? Evidentemente. Quindi quando siamo in emergenza, dimentichiamoci per un momento l'aspetto della prevenzione.
situazione, entriamo già nella fase un po' calda della situazione, dobbiamo sapere che ci sono tre tipi di eventi. L'evento di tipo A sono gestiti quindi normalmente in via ordinaria dal comune dove si verificano, degli eventi di tipo B dove ci sono dei livelli superiori, quindi può essere la provincia nel nostro caso che siamo provincia autonoma, in altre realtà sono le regioni, no? A statuto ordinario. E poi naturalmente gli eventi più grossi, quelli di tipo C, dove ci sono spesso e volentieri le calamità nazionali decretate, che il sindaco poi ha spiegato, no, che cosa significa intervenire su un'urgenza, cioè una serie di strumenti che vengono attivati grazie al riconoscimento di una calamità dentro un certo alveo di importanza. Apro una piccola parentesi, il Trentino anche in questo caso qui è abbastanza coinvolto, perché forse alcuni di voi lo sanno, esiste un coordinamento delle protezioni civili regionali, questo coordinamento viene affidato normalmente al Trentino o al Friuli Venezia Giulia, che sono storicamente le regioni che sono un po' più attrezzate rispetto alle altre, con dei sistemi non solo organizzativi ma anche informatici e quant'altro, che hanno consentito di gestire per esempio l'ultimo sisma che è avvenuto in Italia da Trento, parlando non del Dipartimento Nazionale ma del coordinamento delle varie colonne mobili che arrivavano dalle regioni. Quindi abbiamo anche un piccolo ruolo e un'ulteriore responsabilità anche su questo tipo di calamità, non solo le due precedenti che abbiamo visto, anche quando naturalmente non si verificano sul nostro territorio e fortunatamente non si sono verificate dopo Stava emergenze di questo tipo, cioè di calamità nazionali. Benissimo, allora il sindaco l'ha conosciuto sulla sua pelle, ahimè, questa cosa, però è risaputa, il sindaco ha delle grosse responsabilità, delle grandi responsabilità, redigere i piani di emergenza comunali, ma poi quando si verifica l'emergenza è lui il referente per quanto riguarda il suo territorio. Questo vale anche per la comunicazione, evidentemente. Questo vale anche per la comunicazione. Ricordate che poco fa vi ho fatto vedere le slide in cui ci vuole la certificazione della notizia, ci vuole l'autorevolezza, no? Bisogna essere trasparenti e oggettivi. Bisogna che esca subito questa immagine, per cui nel caos totale che vedremo nella prossima slide, no? Nelle prossime due slide, che si genera nel momento in cui l'emergenza cade, oddio oddio, tutti quanti sono evidentemente, subentrano anche degli aspetti psicologici, c'è una certa tensione sociale che potrebbe manifestarsi nell'immediato accadimento di un'emergenza. Ebbene, tutte queste cose qui devono per forza essere respinte, quando non certificate, trovare un punto di riferimento. Se parliamo di un'emergenza di livello A, di comunale, è il sindaco che è il responsabile anche sul fronte della comunicazione. Non è un compito facile, perché? Perché le difficoltà sono che aumenta l'incertezza, il caos, possono saltare i riferimenti e comunque si è in quella situazione psicologica che descrivevo prima, di vulnerabilità. Si è fatto accenno anche agli psicologi, no? Che è una delle novità, ormai non è più una novità, però sul panorama nazionale questa introduzione del pool di psicologi per accompagnare gruppi di persone che evidentemente soffrivano di più perché hanno perso casa, perché c'è stato l'incendio, c'è stata la frana, a volte ci sono fenomeni per cui si disgregano anche i nuclei familiari, non sono drammi da poco, no? Tutte queste cose qui devono essere presidiate al pari di interventi che sono magari più di vostra competenza, cioè la stabilità degli edifici. C'è anche una stabilità di tipo umano da ristabilire, no? Ok? Perfetto, allora, vi ho promesso che vado avanti abbastanza veloci. La vignetta è questa. Perché oggi è particolarmente difficile fare comunicazione del tipo che vi ho descritto poco fa? Perché sono aumentati i canali che consentono a tutti di poter fare comunicazione e si innescano dei circuiti che non sono controllabili. Vabbè, questa qui è una questione, sapete che prima dell'attuale direttore generale della Protezione Civile c'era Fabrizio Curcio, e qui c'è una classica fake news, no? Dove l'hanno associato al brigatista e sparano in giro di queste cose qui, e è un esempio, insomma, che può essere moltiplicato anche su tantissimi altri fattori che riguardano tantissime altre vicende della vita comune, no? Sull'ossa non vi dico che cosa è girato, però ve lo potete immaginare. Allora,
altre difficoltà che emergono, no, al di là delle fake news, eccetera, ma in momenti in cui la tensione sale alle stelle, sono che c'è un ingorgo, no? Si rischia di arrivare all'ingorgo e a far saltare un pochettino anche il migliore dei piani di emergenza comunale, se non si presidiano bene i ruoli. Per cui i cittadini fanno mille domande. C'è difficoltà oggettiva di certificare le informazioni. Guardate che la certificazione delle informazioni è un valore assoluto, oggettivo nel giornalismo tradizionale. E poi c'è anche questo aspetto psicologico. Uno si fa un'impressione, è difficile fargliela cambiare. Per cui bisogna anche essere veloci. D'accordo? Questo è molto importante. Allora, quali sono gli obiettivi della comunicazione? Ancora una volta, vi potete immaginare, bisogna informare su quello che è accaduto, quello che sta accadendo e quello che potrebbe accadere. Ricordare alla popolazione come ci si deve comportare, perché spesso e volentieri saltano determinati schemi, buone abitudini o vietà. Nella citazione potete capire. Bisogna anche informare sulle, questa per dare fiducia, sulle azioni intraprese dalle componenti e dalle strutture operative nell'emergenza. Benissimo, questi sono degli obiettivi macro e non sono stabili perché cambiano a seconda di come si evolve la situazione. Può avere più importanza il terzo piuttosto che il primo, eccetera, o aggiungersi altri micro obiettivi che sono evidentemente contestualizzati al momento in cui si verifica e al luogo in cui si verifica l'emergenza. Si prova a mettere in campo delle strategie, naturalmente. La tempestività, la correttezza, la trasparenza nella comunicazione e anche la semplicità, no tecnicismi, né burocratici né ingegneristici, se mi consentite, visto che ci troviamo. Non bisogna, perché se il nostro obiettivo è quello di rassicurare, informare, facciamoci capire. E bisogna parlare semplicemente, perché io vado dall'esperto e l'esperto che mi deve dire a me che non sono esperto come sta la situazione, ma me lo deve far capire. E quindi la comunicazione va fatta anche in un certo modo, ma va fatta in un certo modo anche non dal politico o dal super dirigente, va fatta da tutti evidentemente. Non è una cosa facile, perché bisogna essere molto sicuri di quello che si dice, per dirlo semplicemente, e talvolta si dicono le cose in maniera contorta perché tanto sicuri non si è. Quindi, cioè, non lo dico che sia una passeggiata, ma è un obiettivo molto serio perché crea molta fiducia. Qua ve la risparmio, ma vedete che i sistemi di comunicazione sono tanti: telefono, cartelli, volantini, aeroplani che distribuiscono, di tutto si può usare. Certo che l'informazione adesso può essere data in tempo reale grazie ai social, a volte in tempo più che reale, nel senso anche prima che avvengano. Sul serio, perché circolano le fake news, ci sono delle notizie che dicono ah sì, arriverà il terremoto tra 3 ore, quello te lo assicuro, e c'è gente che ci crede e che chiama in casa il centralino, no, dei vigili del fuoco. Quindi l'informazione, quella certificata, va data in tempo reale, questo assolutamente sì. Salto questa parte perché riguardava un po' più il tema delle previsioni e andiamo adesso all'esperienza nostra più vicina per farvi capire come cerchiamo di mettere in campo dei sistemi, no? Per generali che poi devono essere adottati evidentemente caso per caso e declinati caso per caso. E sapete che c'è un sistema di allertamento, no? Della protezione civile, ci sono delle strutture, province, sono dei colleghi estremamente preparati, la ricordate anche il sindaco nei vari settori, Meteo Trentino è uno di questi, insomma, perché, ma anche il servizio geologico, il servizio che controlla il livello delle piene, dei fiumi, tutti quanti sono attrezzati come delle sentinelle e possono darci delle informazioni che poi vengono prima di tutto diffuse a livello interno tra gli specialisti, no? Poi quel livello lì deve decretare se si fanno gli avvisi meteo piuttosto generalizzati, quindi destinati alla popolazione, piuttosto che emettere dei veri e propri bollettini di allerta. Ok? Non vi sto facendo vedere teoria, questo è proprio quello che sta succedendo, che succede da anni, no? Vengono emessi questi documenti e c'è un circuito, è il piano di emergenza, no? Che prevede una procedura, l'allertamento e l'ufficio stampa naturalmente è coinvolto
dare merito all'ingegner Claudio Bortolotti di questa cosa, che ha voluto inserire proprio l'ufficio stampa come protocollo tra le strutture che no? All'epoca non c'era Facebook, non c'era Twitter, no? Poi la Protezione Civile e gli altri colleghi si sono anche attrezzati con dei propri canali di diffusione. Quando è stato creato questo sistema c'era proprio la necessità di crearlo per una serie di motivi che sono poi quelli che vi ho descritto poco fa, no? Certificazione, tempestività, un metodo, ordine, eccetera, eccetera. Allora è chiaro che l'ufficio stampa riceve sia l'avviso meteo che l'allerta ordinaria e tutto questo si traduce ovviamente in un sistema di comunicazione diffusa, cioè diventa comunicazione di massa a quel punto, la comunicazione specialistica, nel momento in cui abbiamo fatto le nostre verifiche, abbiamo detto questo è il momento di informare la popolazione che c'è questa situazione. Riguarda anche cose non drammatiche, pensate ai ponti, no? Quando ci sono tonnellate, migliaia di merci, camion, tir, camper, vetture, mercatini di Natale. Quella è una situazione anche di emergenza e ci sono dei bollettini e di conseguenza si attiva la stessa identica procedura. Vedete che questo si trasforma in un comunicato stampa. Ok? Questo, il comunicato stampa che cos'è? Il comunicato stampa una volta era la velina, si chiamava, no? Infatti a volte si dice sono delle veline del palazzo. Vi spiego anche perché, perché una volta questo veniva veicolato con dei fax e i fax sembravano carta velina, di più il nome della velina, che non ha niente a che vedere con quella cosa che fa il canale 5, che è molto più gradevole, ma è diversa, insomma, no? Detto questo, il comunicato stampa oggi è un insieme di bit che va a finire ovunque, attraverso le mail, i siti, i social network, e si crea una ridondanza enorme di comunicazione con, si spera, no, il beneficio che questa comunicazione parte da un ente certificato. Quindi lo diciamo noi, se sbagliamo abbiamo sbagliato noi, però insomma è anche difficile che si sbagli perché sotto c'è tutta una struttura di esperti che riesce a darci sufficiente garanzia di attendibilità della fonte e poi noi stessi diventiamo. Allora, il comunicato stampa ve l'ho fatto vedere, ma con questa fotografia qui vediamo invece cosa succede dentro la stanza dei bottoni, mi viene da dire. Cioè quando c'è un'emergenza tipo, non tanto quella che ci ha descritto il sindaco, perché quella era localizzata e quindi di fatto la sala operativa era sul posto, ma quando ci sono le alluvioni, le piogge, ci sono eventi diffusi su più parti del territorio, ci sono delle emergenze particolari diffuse o anche delocalizzate, cioè non soltanto in Trentino, si apre la cosiddetta sala operativa. È sempre il dirigente generale della Protezione Civile che la convoca, si siedono a quel tavolo tutta una serie di dirigenti responsabili di vari settori e non soltanto della provincia. Faccio un esempio, l'autostrada del Brennero è invitata, d'accordo? Ci possono essere delle aziende di sistemazione montana che possono essere invitate, quindi non solo strutture della provincia in senso stretto, ma più diffuse. È questo il posto dove convergono tutte le informazioni, d'accordo? Perché vi faccio vedere questo? Perché effettivamente, ci torno indietro questo sugli strumenti, scusate, sono andato troppo indietro, ecco qua, no, sono tornato qua, perché effettivamente è qui che convergono anche i giornalisti, va bene? Quindi questo modello qui vale a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, anche a livello comunale, c'è un punto di riferimento dove si sa che vengono coniate le monete, cioè la zecca è qua, praticamente le notizie certificate escono da qui. Perché questo deve essere un posto protetto? Perché evidentemente è un susseguirsi di informazioni che possono anche essere smontate nel giro di un minuto o due minuti. Ecco perché l'ufficio stampa ha anche questo compito, non solo quello che vi ho fatto vedere poco fa. Questo è un esempio di comunicato stampa del giornale online e questa è la piattaforma con cui noi generiamo i flussi di notizie, no? Se volete vi faccio vedere qualcosa in più in dettaglio.
interessi. Questo è anche il posto dove dobbiamo dire, cari colleghi giornalisti della stampa, è giusto che voi vogliate sapere le cose, però portate pazienza, vi facciamo noi il comunicato stampa, oppure convochiamo una conferenza stampa nel momento in cui sappiamo che possiamo dirvi delle cose. E ve lo diciamo una o due volte al giorno, perché dobbiamo lasciare anche questi signori lavorare. Questo è, in maniera molto spicciola, il metodo, d'accordo? Quello cioè di fare un po' da vigili urbani per governare questo flusso di domanda e di offerta, no? della comunicazione. Ecco, chiaramente concludo dicendo che nel momento in cui vengono generate queste notizie, finiscono, no? Adesso deve comparire la scritta informazione pubblicitaria, faccio pubblicità al giornale online della provincia, qui ci sono notizie che vengono aggiornate praticamente in tempo reale, raggiungono una gran quantità di cittadini, oltre che essere notizie che vengono girate con la piattaforma che vi ho fatto vedere prima ai professionisti della comunicazione, no? Quindi questo è, cioè, il tipo di produzioni, di missive, eccetera, che ha però come risultato anche la pubblicazione di notizie che sono aggiornate. Quindi di fatto, quando si verificano le emergenze che presuppongono un allertamento delle strutture provinciali, la provincia stessa sulla comunicazione si fa un po' carico, no? E dà un supporto al comune o ai comuni che possono avere bisogno per sfruttare appieno tutti questi strumenti, e chiaramente sono degli strumenti che poi vengono declinati sui social network, Facebook, che hanno un altro tipo di fruizione, non necessariamente complementare a quella che abbiamo visto. Ormai ognuno ha delle preferenze, per cui usa un mezzo piuttosto che un altro, raramente usano tutti i mezzi insieme, insomma. C'è da dire che con tutta questa cosa qui, la velocità con cui l'informazione viene proprio consumata è diventata pazzesca, no? Cioè, la notizia si brucia immediatamente. Se pensate che 20 anni fa, all'epoca di Valtoppina, insomma, esistevano giornali, le agenzie, i telegiornali. I giornali lo leggevi il giorno dopo, quindi c'era anche tutto il tempo per sedimentare notizie, fare approfondimenti, eccetera, eccetera. I telegiornali andavano in onda la sera, però sicuramente hanno meno spazio e la tipologia è diversa, e si limitavano a dare le macro informazioni, e le agenzie lavorano come tutt'oggi con una serie di dispacci in tempo reale. Con l'avvento di questi strumenti qui siamo tutti vecchi, cioè la notizia deperisce immediatamente. Non lo dico a caso, lo dico perché tutto questo incide anche sul ruolo che avrete voi nel darle queste informazioni. Con la, se volete, il mio consiglio più che raccomandazione è che si segua una certa disciplina nel dare le informazioni, perché altrimenti si rischia che ciascuno dica delle cose che sono delle parti delle notizie e che però vengono prese come tutto da chi le riceve. Questo genera la Babele, non genera un flusso corretto di informazioni. Quindi bisogna anche essere coscienti che prima di esprimersi, evidentemente, bisogna avere anche un po' la coscienza del tutto dell'episodio. Piuttosto si dice, no, ascolta, aspetta un attimo, collaboriamo però quando abbiamo le cose, no? Perché altrimenti uno esce subito con delle dichiarazioni, eccetera. Queste cominciano, partono e non le fermi più. Grazie. Ringrazio il dottor Pedrotti per il contenuto del suo intervento, ma anche per la sua capacità sintetica, effettivamente, ho apprezzato molto la tempestività, la correttezza, la semplicità. E ci sono domande per il dottor Pedrotti? Io prego. Sì. Ma allora rigore. Quello che esce, cioè, è anche un po' una lezione di vita, se vogliamo, cioè l'informazione è selezione delle informazioni. Sempre stato così. No, con me sfonda, però adesso il concetto è che l'informazione però è il tutto, diciamo, fluente che viene recepito, e tutto in qualche modo è... Allora, vi faccio un esempio che forse voi capite, ok? Bauman diceva siamo nella società fluida, mi sono permesso di evolvere questo concetto in società gassosa.
Nel senso che siamo con i social network in una condizione in cui ogni particella, se non ha un contenitore, sì, e poi si disperde. Attenzione, quindi non, io non ho una risposta e non ho nemmeno una ricetta, evidentemente, però se dei gruppi sensibilizzati come voi siete, perché se siete qui è per informarvi, per fare un processo di informazione che riguarda non solo gli aspetti tecnici ma un po' anche quello che ci sta intorno, no? Entra dentro in una logica un pochettino più di responsabilità a lungo termine, diciamo così, forse un passettino avanti lo facciamo. Alla fine cos'è che posso risponderle? Prima di tutto occorre una notizia che sia certificata. Per avere la certificazione di una notizia, soprattutto quando c'è l'emergenza, un pochettino di tempo ci vuole. Un pochettino di tempo ci vuole e spesso e volentieri questo tempo non ci viene concesso né dai meccanismi sociali, se vuoi anche da quelli informativi, ma direi che quasi è più problema sociale adesso, no? Tutti chiedono tutto subito, ma evidentemente così non è. Io mi ricordo, no? Chiedevano subito l'assicurazione, ricostruiamo le case il giorno dopo che si giusto il sindaco. Scusate un attimo, aspettiamo, cioè, abbiamo una serie di problemi, bisogna dare delle priorità, è ovvio che ci sono dei livelli che si assumono delle responsabilità anche in questo. La selezione delle notizie non è che viene fatta per nascondere qualcosa, eccetera, ma per cercare di dare una gerarchia di importanza, no? agli accadimenti, perché altrimenti la società è più che gassosa, ognuno va per conto suo e non si genera un effetto produttivo. Ah, non si genera un effetto produttivo. Posso dire, in quei giorni, appena successo, ricordo una domanda che poi è scattata l'indagine, ma proprio sulla mia dichiarazione. Perché dicono, ma lei non era stato avvisato che quel giorno ci fosse un grande messaggio arrivato dalla Protezione Civile, domani forti piogge a Basilica di Pinè, era arrivato. Io dico sì, era arrivato. Il giorno dopo il procuratore è arrivato subito in comune e ha detto qua a te, perché non hai fatto evacuare la popolazione se te eri informato? Dopo giustamente dico attenzione pertanto a dire perché può, proprio infortunatamente dico c'è la leggenda che io lo ringrazio all'infinito, però ti spiego il perché per come di questo è un evento talmente al di fuori di quello che poteva essere, non è che adesso perché arriva. Però anche lì però a livello nazionale dei casi che lei descrive sono andati un po' meno bene, sì, no? Sì, lo sappiamo. No, cioè, attenzione, quindi, sì, ma al di là di aspetti, cioè ci sono anche aspetti assicurativi, no? Senza pensare a conseguenze di tipo penale o quant'altro, aspetti pratici, se vogliamo anche politici, no? Nel senso che ha detto sì, insomma urgenza, dice quasi quasi faccio il campo da calcio, no? Per dire, è una battuta naturalmente, sì. Ma cioè, ci possono innescare, sulle comunità si possono innescare dei processi che non è bene alimentare, quindi ci vuole una certa disciplina e il sistema che ho cercato di mostrarvi cerca di dare una risposta in termini di disciplina, il flusso deve partire da una, come la frana, parte dall'altra e viene giù. Perfetto. Deve esserci un ordine, insomma, altrimenti se si sovverte l'ordine delle cose, non lo so a che punto arriviamo, va bene? Faccio un'ultimissima domanda, sì. Se non ce ne sono altre da parte. Allora, il dottor Ancona ha ragione. Sugli aspetti psicologici, sì. Dicevi che occorre essere veloci perché, anche perché altrimenti c'è il rischio che le impressioni sbagliate poi trovino maggiore eco. Certo. Ecco, è sulla base dell'esperienza, adesso dopo di te viene un giornalista, quindi certo. Che ci ascolta. Anche, sono anche io un giornalista. Sì, sì. Ma voglio dire, passando dalla, diciamo, fammi dire, oggettività o sinteticità, ma anche oggettività del comunicato stampa, poi a quello che succede dopo, all'articolo invece... Dichiarazioni personali. All'articolo che ha invece un maggiore spazio e più dettagli, più fatti anche. Cosa, cioè, in questo passaggio l'impressione che poi, cioè tu hai avuto l'impressione che invece allora, le cose vengono deformate no, oppure no?
No, sinceramente devo dire che... Anche perché, insomma, stampa e l'articolo hanno obiettivi diversi, no? Dipende, io adesso non so se Andrea, che verrà dopo di me, smentirà o conforterà, ci cambia sempre, no? C'è un momento in cui noi veniamo comunque percepiti come fonte, certo. Chiaramente seguiamo una procedura che è diversa rispetto certo. a una modalità di lavoro che appartiene alla stampa certo. non governativa, non associativa, insomma, quindi ci sono sicuramente delle modalità, non dico gli obiettivi diversi, no? Qualcosa sì, qualche finalità diversa c'è, sì. nel senso che un giornale, un telegiornale deve farsi guardare, sì. e un giornale deve vendere delle copie, l'ufficio stampa della provincia questi motivi non ce li ha, ma deve, ha un, come dire, un compito di alta responsabilità nei confronti di tutta la comunità, tutta quanta, compresi i giornalisti evidentemente. Ma per favorire questo tipo di lavoro, perché ci rendiamo conto che fare due righe, no? Come abbiamo sì. fatto in un recente comunicato, detto, in due righe hanno liquidato la questione. Evidentemente avevamo i nostri motivi per fare il comunicato in due righe. Magari su un evento di protezione civile facciamo un primo comunicato per dire è successo questo, poi un secondo che approfondisce, un altro che approfondisce ancora. E è ovvio che è diverso rispetto all'articolo del giornale o all'intervista televisiva, ma accanto a questo produciamo anche interviste, perché psicologicamente parlando, se una persona ci mette la faccia, no? Pensate, no, citava l'ingegner De Col, no? Ok, uso anch'io l'ingegner De Col, adesso l'ingegner De Vigili, devo dire, se no resta registrato, mi fa rilievo, no, a parte gli scherzi. Se c'è un'istituzione e c'ha un volto questa istituzione parla, trasferisce anche quello che si chiama metalinguaggio, altri elementi nella comunicazione. Non trascuriamo neanche questo, per quello organizziamo la conferenza stampa dove poi i colleghi possono fare delle domande, eccetera. Magari stiamo lì a dire adesso basta perché devono tornare dentro, no? Oppure adesso basta perché questa cosa qui non è stata ancora sufficientemente provata e indagata, quindi ve lo diciamo appena sappiamo le cose, rispettate anche queste tempistiche, no? Perché evidentemente se uno che deve fare il sindaco o il dirigente della protezione civile o il presidente della provincia si deve soltanto occupare, soltanto occupare della comunicazione, vuol dire che trascura tutto il resto. Allora per favore fategli fare, tutto il resto è importante. Quindi si cerca di lavoro diverso, ma avrei un'altra domanda su tutti i fronti. Prego, se posso. Ma diciamo, la politica fa più pressione o è più pressata da voi? Cioè nel senso. Noi. Allora, visto che voi poi alla fine, cioè, posso dire una cosa, rispondo con una battuta. Nel 2000 c'è stata un altro punto che non dimenticherò, un'emergenza meteorologica eccezionale. Eravamo a Cogne in Valle d'Aosta, no? Perché è venuto giù peggio che Campodello, no? Un macello, pioveva da tre mesi, no? Tutti quanti lì, no? Per fortuna da noi non piove, la perturbazione si è spostata e per tre mesi ha piovuto tutti i giorni, va bene? Allora, che cos'è che è successo? Che all'epoca c'era il presidente Dell'AI, d'accordo? E c'era Claudio Bortolotti e Lorenzo Dell'AI gli disse, beh, adesso che sei diventato il capo della provincia, no, non allargarti troppo. Cioè, la politica in quel caso lì ha lasciato al tecnico fare quell'operazione, ma perché? Sembra anche abbastanza ovvio, non è che nessuno vuole si ha mai paura dell'insuccesso e quindi i tecnici preparati lì si lascia lavorare, evidentemente, lì si lascia lavorare. Poi il sindaco è andato via, nella fase della ricostruzione probabilmente ci saranno anche altre dinamiche, altre cose, diciamo, ma nella fase dell'emergenza è bene, tant'è che il presidente della provincia firma un decreto, no, in cui dà il capo timone, il comando lo dà il capo della protezione civile quando c'è un'emergenza eccezionale, ok? Quindi non lo vedo il problema, sinceramente non l'ho visto in 20 anni, non l'ho visto il problema. Grazie ancora, grazie a voi.